Rimessa laterale per la Juventus, proprio Rosa a incaricarsi la battuta, la palla indietro per Anderson. Muratore va da Rosa, si appoggia ancora ad Anderson che si incarica di allontanare Ogunseye, e però ci arriva. Poi Rosa lotta e alla fine interviene e allontana il pallone in maniera non proprio comodissima, infatti Pinna deve andare veloce, riesce a rendere il pallone quasi giocabile per ragazzo. C'è Rosa che è entrato con un buon piglio in campo, interviene ottimamente, che retrocederà in Serie D. Rosa, il dribbling secco col tunnel a bianco, poi di Vallocchia ci casca il traversone in mezzo, si avventa, prova ad avventarcisi addirittura al capitan Pisano. Fine il disimpegno della Juve, Mokulu difende. Ale per Gemmi. Setter, la sponda un po' debole, infatti ci arriva poi Rosa, la Veronica per andarsene via di Ture che poi gioca ottimamente la difesa, la formazione sarda, palla in profondità poi per Gonseye. Rosa se ne va con eleganza, chiude bene Alcibiade, si appoggia a Rosa, andando a girare Setter, se ne va Rosa, palla al piede Muratore. C'è spazio sulla sinistra, lo vede Mokulu e Fernandez. C'è poi la palla allargata da Muratore verso Rosa. Rosa punta all'area, Rosa supera due uomini. C'è del pallone a Mokulu che allarga ancora in orizzontale per Masciangelo. Masciangelo può andare al traversone sul secondo palo, la sua intenzione. Fermato Rosa con le cattive. E calcio di rigore per la Juventus, sì. Così è. Calcio di rigore e anche cartellino giallo per Pizzalis, che non figurava